Zombetti. Non fidiamoci dagli occhi. Articolo di Goffredo Fofi, pagina 14 del Messaggero di Sant'Antonio del gennaio 2020. Mi scrive un amico siciliano, da poco insegnante in una scuola media torinese, disperato per la condizione dei suoi studenti. Li chiama Zombetti, pur dicendo che si tratta di una definizione estrema e terribile, poiché gli zombie, nel linguaggio corrente, nato dalla voga dei film dell'orrore, sono i morti viventi. Lui vede questi ragazzi diventati quasi macchine inerti di fronte alle grandi domande dell'esistenza e, se non proprio macchine, appendici o terminali di macchine. La grande maestra del pensiero religioso e civile del Novecento, Simone Weil, scrisse che il sogno dell'uomo del secolo scorso era di diventare una macchina. Dalla lettera del mio amico si desume che forse a questo ci si sta arrivando. L'uomo del 2000 sta forse realizzando il sogno dell'uomo del Novecento, sottoposto agli impulsi che altre macchine gli mandano, inventate o diffuse da chi gestisce il potere a uso e consumo di pochi privilegiati e controlla tutti noi attraverso la cosiddetta comunicazione, la sua arma più potente al tempo della cosiddetta postmodernità. Zombetti, stiamo diventando anche noi adulti che abbiamo la responsabilità maggiore nella riduzione a macchine dei nostri figli ed eredi. Che abbia ragione il maggior scrittore francese e forse europeo di oggi, Michael Houellebecq, quando dice che l'umanità non merita di sopravvivere, non sono così drastico, ma pessimista sulle sorti del mondo, lo sono e come. Soprattutto se mi guardo intorno per strada, se leggo i giornali, se smanetto in internet, se considero come i nostri figli non siano le famiglie o le scuole a educarli, ma subdolamente o esplicitamente le merci, il mercato, e cioè il potere nei suoi assetti attuali. Eppure, ed è un altro grande nome che mi azzardo a citare in queste note incerte e dolenti, è da Antonio Gramsci che abbiamo imparato in tanti, anche di altre parti politiche, perché i maestri sono tali per tutti quando davvero lo sono. La bellissima formula di sintesi che lui si era data: pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Io sono più che pessimista sulle sorti del mondo e sulla vocazione dell'umanità presente alla morte, dell'anima e di ogni natura, ma sono convinto che sia dovere di ogni educatore, cioè di ogni adulto che sappia vedere e ragionare, essere nonostante tutto ottimista. Non si può essere educatore e per estensione adulto se non si è anche ottimisti. Con la volontà. È una sfida antica questa ed è, io credo, la stessa di Gesù al suo ingresso nella vita attiva di fronte alle tentazioni di Satana e che in ogni generazione si ripete, ma oggi credo con più urgenza che mai. Una volta ai tempi di Galileo Galilei, di Giordano Bruno, era vietato pensare, la gente non poteva pensare. E pensava. E nel pensare, nel filosofare, nel ragionare sui grandi interrogativi della vita, rischiava la vita e veniva anche ucciso, come accadde a Giordano Bruno. Adesso che è possibile pensare, c'è libertà di pensiero, nessuno pensa più. Vietato pensare. Vietato pensare, ce lo dice il sistema commerciale in cui viviamo. Il sistema economico, commerciale, finanziario in cui viviamo, che ci
manipola la psiche per indurci a pensarla tutti allo stesso modo, affinché tutti possiamo consumare, consumare, comprare, consumare, sprecare, tutte le stesse cose, più o meno le stesse cose. Comprare, comprare, consumare, sprecare, telefonini, auto, tecnologia varia, videogiochi, televisioni, li definirei arnesi, tutti arnesi, soprattutto i telefonini, computer, i tablet. Che se da una parte ci riempiono di informazioni, ci inducono a leggere, dall'altra parte invece ci tengono ben impegnati, ben occupati. Ci aiutano a non pensare. Ci aiutano a non filosofare, ci aiutano a stare lontani dai grandi interrogativi dell'esistenza, da dove veniamo, chi siamo, dove stiamo andando, che senso ha la vita, che senso ha l'universo, la Terra. E poi quante cose false che circolano in internet. Che circolano sui nostri schermi, dei computer, dei telefonini. Quante cose false, quante notizie false, che se non abbiamo il giusto discernimento per filtrare, per smistare le cose credibili, le cose vere, dalle cose false, dalle fake, ci beviamo tutto, ma ci beviamo tutto e crediamo in tutto. Ecco l'utilità, ecco l'utilità della cultura, del pensiero, dello studio, della buona educazione che viene dalla famiglia, dalle scuole, dalla scuola, e non l'educazione che viene dalla rete, dai media che ci vogliono commerciali all'ennesima potenza, ci vogliono con una mente commerciale all'ennesima potenza. Una mente che quando compra non deve pensare poi più di tanto, non deve pensare, deve comprare e basta. E quindi cerchiamo di pensare di più, di studiare anche di più, di ascoltare di più i nostri vecchi, i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, e di non stare sempre solo a leggere internet, il telefonino, il computer, il tablet, la televisione. Cerchiamo di ascoltare di più i nostri insegnanti a scuola. Perché noi abbiamo la fortuna di averle ancora le scuole, di averla un'istruzione pubblica. Ci sono paesi dove vorrebbero l'istruzione, vorrebbero le scuole, non ci sono. Cerchiamo di pensare di più su che senso abbia la nostra vita.
cerchiamo di leggere di più i libri, non tanto il telefonino. I libri che ci aprono la mente, ci istruiscono. Perché l'apertura mentale, il pensiero libero ci rendono liberi, ci rendono autonomi, indipendenti. Se noi siamo facilmente manipolabili dal punto di vista mentale, siamo anche facilmente schiavizzabili sotto. Schiavizzabili. E quindi abbiamo tutto da guadagnare nel renderci un pochino filosofi, nel renderci tanto un pochino filosofi e tanto tanto acculturati. Facciamo che l'ignoranza non diventi una moda, il non studiare, l'andare a scuola solo per scaldare il banco, facciamo che non diventi una moda. Facciamo che rimanga sempre un qualcosa di cui vergognarsi. Io vado a scuola ma non studio. Vergognati. Ti devi vergognare. E magari devi essere anche bocciato per questo. Perché è giusto così. A scuola si va per imparare non solo a leggere e scrivere, ma anche a pensare.